27 dicembre 2007, l'ex primo ministro del Pakistan e prima donna eletta capo del governo di un paese islamico, Benazir Bhutto, viene uccisa in un attentato dinamitardo a Rawalpindi. Dopo anni di esilio, in seguito all'amnistia decretata dal presidente Musharraf, la Bhutto era da poco tornata in Pakistan con l'intenzione di candidarsi alle elezioni del 2008. Già nel giorno del suo rientro nel paese, il 18 ottobre, era scampata per un soffio a un attentato suicida che aveva causato la morte di 136 persone del suo seguito.